Buonasera a tutti. Questa sera vi leggerò la fiaba di Stivalandia. C'era una volta, nel regno di Stivalandia, un popolo di lupetti che viveva in salute e serenità. Come in ogni regno, tra i suoi abitanti c'era chi godeva di maggiori fortune e chi se la passava con qualche difficoltà. C'erano i ricchi e potenti, così come lupette e lupetti che giorno dopo giorno, con duro lavoro, rendevano il loro contributo all'intera comunità. Non era forse il migliore dei regni, ma tutto sommato era un bel posto in cui vivere. A Stivalandia c'era un giovane lupacchiotto di nome Carletto. Carletto viveva in una casetta piccola, ma molto accogliente, insieme alla sua mamma e al suo papà. Amava andare a scuola, ma ancora di più amava giocare con i suoi amichetti e fare lunghe passeggiate, specie ora che la primavera era alle porte. Quella mattina Carletto si era svegliato di buon umore. La luce calda del sole e il canto degli uccellini entravano dalla sua finestra e la sua camera era invasa dal delizioso profumino della crostata della mamma. Inoltre aveva fatto un sogno bellissimo. Aveva sognato la sua festa di compleanno ed era esattamente come piaceva a lui. Tanti amici, tanti dolci e tanti regali. Carletto sapeva che mancavano ancora 2 mesi al suo compleanno, ma già solo l'idea lo rendeva felice. E poi, quello era un periodo proprio fortunato. Il re di Stivalandia aveva chiuso tutte le scuole del regno per uno strano sortilegio che aveva colpito un luogo lontano, di cui Carletto non ricordava il nome. I maestri avevano detto a tutti gli alunni di non preoccuparsi e che questo periodo di vacanza sarebbe durato poco, quindi tanto valeva godersela per giocare il più possibile e fare tante passeggiate. Attirato dal profumo della crostata, Carletto si alzò e si diresse verso la cucina per fare una bella colazione. Vediamo, pensava. Cosa fare oggi? Un giro in bicicletta? O una camminata fino al fiume? Potrei chiamare Melina e Luchetto e potremo decidere insieme. Quando arrivò in cucina, però, si accorse che c'era una strana atmosfera. Ilarietta, la sua mamma, guardava fuori dalla finestra con un'aria preoccupata. Buongiorno, mamma, salutò. Buongiorno, amore, rispose la mamma, ma dal suo sorriso si poteva intuire che qualcosa non andava. Che c'è, mamma? Mamma, sei preoccupata? È successo qualcosa a papà? No, amore, rispose la mamma. Papà sta bene ed è andato a lavorare, come ogni giorno. E non c'è niente per cui stare in pena. Dai, su, mangiati la crostata, altrimenti si fredda. Ma Carletto era un lupetto molto attento e sensibile e quella risposta non lo convinse completamente. Ma dopo tutto, perché non credere alla mamma? Se lei diceva una cosa, c'era di che fidarsi. Finita la colazione, Carletto andò subito a vestirsi di tutto punto. Cappellino, zaino nuovo e tanta voglia di avventura. Il piccolo lupetto era entusiasta per la fantastica giornata che gli si prospettava davanti. «Ciao mamma, io vado a casa di Luchetto!» esclamò gioioso, ma la mamma, con il broncio della luna storta e la coda nervosa, rispose: «Amore, prima ho visto sua mamma, mi ha detto che Luchetto oggi rimarrà in casa, così da potersi portare avanti con i compiti. Che ne dici di fare lo stesso anche tu? Se finisci tutti i tuoi compiti, poi avrai più tempo per giocare». La cosa gli sembrò strana. È vero che Luchetto era bravo e amava prendere buoni voti, ma con questa bella giornata. Comunque sia, l'idea della mamma era proprio buona. Una volta finiti tutti i compiti, niente lo avrebbe separato dai suoi amichetti e dai loro giochi preferiti. «Va bene, mamma, va bene», rispose. «Posso mettermi sul tavolo della cucina così sto con te?» E così fecero. Carletto amava fare i compiti con la mamma e con il papà. Loro sapevano tante cose e riuscivano sempre a farlo divertire. Passarono così, in questo modo, diversi giorni. Stare a casa era bello, certo, ma gli sarebbe piaciuto anche rivedere i suoi amichetti. Qualche volta, alla sera, tutta la famiglia andava a fare una passeggiata, ma prendevano sempre strade secondarie e il papà aveva fretta di rientrare in casa. Una sera Carletto iniziò a sentirsi un po' triste e confuso. Sapeva che qualcosa non andava, ma non riusciva proprio a capire cosa stesse succedendo. Pensava: «Perché la mamma e il papà a volte sono nervosi? Perché mi dicono sempre di non preoccuparmi? Perché papà esce sempre anche se dice che è pericoloso?» I giorni e le notti passavano
e il lupetto si sentiva sempre più stretto nella sua tana. Quanto gli mancavano le sue abitudini. Gli sarebbe piaciuto davvero tanto rivedere gli altri, così chiese nuovamente alla mamma: «Oggi posso vedere Mirina e Luchetto, mamma?» Ma la mamma, come sempre, rispose: «No, amore, è pericoloso. Mi dispiace, ma proprio non si può». Il tempo continuava a scorrere. I compiti erano ormai finiti da un pezzo. E anche se la mamma era bravissima ad inventare sempre nuovi giochi, Carletto iniziava proprio ad annoiarsi. In fondo aveva ragione. Quale lupetto riesce a stare così a lungo rintanato nella propria cuccia? «Quanto mi manca scorazzare per i campi con questo bel sole. In fondo cosa c'è di male?» Così chiese di nuovo alla mamma: «Mamma, posso uscire oggi?» «No», tuonò nuovamente la mamma. «È pericoloso. E poi non vedi che non ci sono altri lupacchiotti in giro?» Le lune continuavano a susseguirsi e Carletto pensava spesso alla sua adorata nonnina. «Papà, papà, possiamo andare a trovare la nonna oggi? Potremmo portarle un pezzo di crostata o qualche fiorellino. Sono sicuro che la nonna sente la mia mancanza». Così chiese. Ma all'improvviso tuonò: «No! Non si discute. Non possiamo andare. Ieri ho portato alla nonna una busta piena di spesa e ha detto che dobbiamo stare tutti a casa. Ha detto che devi fare il bravo e che non appena questa storia sarà finita ci abbracceremo tutti più forte». La risposta del papà lo fece sentire ancora più confuso. Si chiedeva cosa poteva mai esserci di così pericoloso nella sua cara nonnina. Che significava «quando tutto questo sarà finito»? Era davvero troppo, e per quanto si sforzasse, proprio non riusciva a capire. Quella stessa notte sentì la mamma e il papà urlare come quando le cose non vanno, solo che questa volta, diversamente dalle altre, lo facevano a bassa voce. «Per tutte le praterie! Ma cosa sta succedendo? Qui mi sembrano tutti matti, non li riconosco proprio più!» Così pensò. E il giorno seguente Carletto non ne poteva veramente più di tutti quei divieti e di tutti quei rimproveri. Allora, preso da un vero e proprio istinto lupesco, decise che era finito il tempo dei no. Tirò fuori allora tutti i suoi pastelli e disegnò sulle pareti della sua stanza tutto il suo villaggio, che tanto gli mancava. C'era il branco dei saggi, la luna piena, la casa della nonna e a uno tutti i suoi più cari amici di scorazzate. Quando la mamma e il papà videro cosa era accaduto nella loro tana, si alzò un fortissimo urlo: «Cosa hai combinato? Cosa hai combinato?» tuonarono all'unisono. Le orecchie di Carletto si drizzarono all'improvviso e le zampette divennero dure e tese come ramoscelli ghiacciati in inverno. Un solo pensiero gli rimbombava in testa: «Questa volta l'ho fatta davvero, davvero grossa. Mi ringheranno fortissimo!» Ma invece all'improvviso vide l'espressione dei suoi genitori farsi dolce e comprensiva. «Vieni, amore», esordì la mamma. «Accucciati qui. Vieni vicino a noi. La mamma e il papà ti devono spiegare una cosa». E tutto ad un tratto, Carletto sembrò che i genitori fossero tornati come erano prima di questa strana luna piena. Così gli spiegarono che agli albori del nuovo anno un potentissimo sortilegio si era impadronito di Pandalandia. Un regno lontano e maestoso. Un regno dalla grande cultura e dalla millenaria tradizione. Ricco di paesaggi sconfinati, foreste di bambù e grandi mura che proteggono i suoi abitanti. Ma a causa del sortilegio, le famiglie che lo popolavano cadevano in un sonno profondo dal quale nessuno riusciva a svegliarli. In quel momento, Carletto ascoltava molto attentamente. Purtroppo, un giorno il sortilegio era arrivato fino a Stivalandia. Dapprima non aveva colpito che pochi lupi, ma ben presto si era diffuso in tutto il regno. Si venne così a sapere che il sortilegio era diffuso nell'aria dai covidoni. 19 giganteschi draghi che erano stati scacciati da tutti i regni della terra ed erano costretti a vivere volando, senza mai poter mettere piede a terra. Nessuno sapeva perché i draghi covidoni avessero da un giorno all'altro iniziato a diffondere questo incantesimo, ma tutti sapevano quanto questo fosse pericoloso, soprattutto perché finora nessuno era riuscito a trovare una cura. L'unica speranza era quella di non essere visti dai draghi,
che non avevano un'ottima vista e che volavano molto in alto, per cui se due persone rimanevano ad almeno un metro di distanza l'una dall'altra, i draghi non li avrebbe visti. I menestrelli e i cantastorie furono inviati in ogni angolo del regno per informare tutti della natura del sortilegio. State a casa, non uscite, state a casa, gridavano i quattro venti. Tuttavia, quando la notizia di tale stregoneria iniziò a diffondersi, coloro che si preoccupavano venivano derisi e presi per fifoni dai più spavaldi. I saggi provarono a mettere in guardia gli stivalesi, ma pochi sembravano dare loro ascolto, tanto che il re fu costretto ad ordinare ai suoi sudditi di chiudersi in casa per rimanere al sicuro. Purtroppo però non tutti potevano rimanere a casa. Tante mamme e tanti papà dovevano continuare ad andare a lavorare per assicurare cibo, cure ed energie a tutti gli abitanti del regno. Per non parlare dei maghi, il loro era il compito più rischioso e difficile. Combattere i draghi per cercare di scacciarli e curare i lupetti che erano caduti preda del sortilegio. Carletto in quel momento faceva tante domande e chiedeva anche cose che in realtà sapeva già, ma gli piaceva così tanto ascoltare le spiegazioni dei suoi genitori. Lo faceva sentire più tranquillo. Quella sera la mamma e il papà prepararono il suo piatto preferito, la pizza. Carletto si sentiva già molto meglio e pensò: spero proprio che questo sortilegio passi presto. Ma che bello stare a casa con mamma e papà. Bene, se questa fiaba vi è piaciuta, e io spero che sia proprio così, vi invito a venirci a trovare la settimana prossima. Ci sarà un nuovo appuntamento e potremo andare avanti con il favoloso mondo di Stivalandia. Ah, se voleste mettere qualche commento nel nostro video o lasciarci, ancor meglio, qualche disegno fatto con i vostri figli, ma anche da adulti, da chiunque ci guardi, noi ne saremo davvero felici. Arrivederci. Un saluto da Ziplus.